Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come sempre sappiamo, viene abbinato il testosterone al tumore della prostata, è questo connubio da cui non riusciamo ad uscire. Fortunatamente sempre di più, ormai centinaia di studi hanno confermato l'assoluta innocenza del testosterone nei confronti della induzione e mantenimento e progressione del tumore della prostata. E a vantaggio di questo, proprio un recentissimo articolo uscito adesso a luglio del 2023 sulla Urology Oncology dimostra come, confrontando un gruppo di pazienti affetti da un tumore prostatico confinato e quindi in sorveglianza attiva, è quella condizione in cui il paziente viene appunto osservato, monitorato con degli esami diagnostici periodici senza affrontare terapie di tipo chirurgico o rimozione del tumore. Sono stati quindi presi in carico 24 pazienti affetti da tumore della prostata localizzato in sorveglianza attiva in trattamento sostitutivo con testosterone, quindi in TRT, a confronto di un gruppo di 72 uomini sempre affetti da tumore della prostata localizzato in sorveglianza attiva non sottoposti a terapia ormonale. Lo studio ha avuto un periodo abbastanza lungo, è durato 6 anni e ha permesso quindi di confrontare la progressione di questi due gruppi di persone, dove chiaramente utilizzando dati statistici sofisticati che vanno a equiparare l'età, le condizioni, la comorbidità e tanti aspetti, alla fine i risultati sono essenzialmente a favore del concetto che ho detto all'inizio del video, cioè il tumore alla prostata non apporta nessun tipo di progressione del tumore, la terapia ormonale sostitutiva con testosterone non apporta nessuno stimolo di progressione nel tumore prostatico. Questo si è visto perché i due gruppi hanno manifestato uno stesso andamento, non c'è stato nel gruppo sottoposto a terapia ormonale una progressione o un avanzamento dell'aggressività della patologia, e questo documentato per 6 anni, dove nei 6 anni i pazienti sono stati sottoposti in maniera continuativa alla terapia ormonale sostitutiva. Questo è di conforto, specialmente per l'uomo che purtroppo è affetto da questa patologia, è affetto anche da una forma di ipogonadismo, di ipotestosteronemia, anche perché spesso le due condizioni si associano in un'età più avanzata, e quindi permette alla persona dove è già presente una malattia prostatica comunque confinata e possibilmente controllata di continuare con tutta serenità a fare un suo percorso di terapia ormonale sostitutiva per un apporto di un benessere psicofisico ormai innegabile e che la maggior parte di noi condivide. E l'articolo è recentissimo, posso mettere sul canale di YouTube il link, così chiaramente chi è interessato lo va a leggere, ma essenzialmente il riassunto dice le cose che vi ho detto adesso. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.